Buongiorno amici e bentornati in un nuovo video. Cosa mangio in un giorno? Vi farò vedere tre giornate mangerecce. Iniziamo dalla colazione di oggi con un biscotto pan di stelle ripieno di crema pan di stelle e poi c'è la cioccolata sopra. Nel piatto ho anche una banana. Poi bevo una tisana e stamattina bevo la tisana alla curcuma. Questa tisana ha un sapore piuttosto forte, eccolo qua, questa è la confezione. E quindi devo un po' mitigare il gusto di questa curcuma e ci metto un pochino di miele nella tisana oppure anche un po' di latte, ci sta bene. E quindi niente, questa è la colazione di oggi. Come vi ho detto, mangerò anche la banana e sulla banana voglio mettere un po' di crema pan di stelle, eccola qua. E qui ci sono anche altre cosette, insomma vedete, ho anche Nutella Brady, ma non mangerò Nutella Brady questa mattina, ma le cose che vi ho detto. Ed eccoci all'ora di pranzo. Oggi ho cucinato la pasta al forno perché è una cosa semplice da fare e comunque gustosa, e ho fatto questa pasta al forno con della mozzarella in mezzo e anche una besciamella ai funghi porcini, e quindi è un po' aromatizzata, e poi naturalmente c'è il sughetto. Vedete, ho messo un bel po' di mozzarella che si è sciolta ed è super filante, e quindi questo è il mio pranzo di oggi. Eccoci all'ora di cena. Questa sera ho fatto il pollo fritto al forno, cioè questo è un pollo fritto in stile americano che si compra insomma al supermercato e poi si fa o al forno o fritto, ecco. La cosa particolare è la pastella, perché è una pastella piuttosto speziata e poi è molto spessa, e quindi questo pollo risulta bello croccante. Poi ho fatto anche le zucchine e le patatine al forno per accompagnare questo piatto. E qui c'è la mia acqua come al solito, che non vi faccio vedere mai, ma io bevo sempre acqua minerale. Buongiorno, eccoci qui con un'altra giornata mangereccia. Nel mio piatto troviamo una banana e tre pezzettini di kiwi, e poi qui c'è un cupcake. Ho fatto questi cupcake ai lamponi, guardate come sono venuti carini. Ho fatto tutta una decorazione con la crema al burro meringata e insomma sono piuttosto morbidi, fragranti. E qui poi c'è, vabbè, il porridge, che visto così è tristissimo, avena fatta con l'acqua insomma, e bevo anche un tè verde, questo tè qua, questo ha un sapore molto forte di tè verde, e comunque questa è la mia colazione di oggi. Ed eccoci all'ora di pranzo. Oggi ho fatto questi spaghettini saltati nel wok con il pollo e le verdurine, tutto saltato, quindi piatto unico, secondo me molto nutriente, gustoso e anche leggero. Ora di cena ho preparato questo pane, è un pane integrale con un pochino di Philadelphia, una fettina di salmone affumicato e un pochino di avocado. Ne ho fatto due fette, mangio anche un pochino di insalata, e poi ho fatto una polpetta di pesce al forno e una polpetta di merluzzo, e poi tre anelli di calamari, e ho messo anche un pochino di salsa rosa nel piatto. Buongiorno amici, eccoci qui per l'ultima giornata mangereccia. Iniziamo dalla colazione, banana e kiwi, e poi un pezzettino di cioccolato fondente. Questo è un cioccolato Lind aromatizzato alle ciliegie, è buonissimo, io ve lo consiglio se amate come me il cioccolato fondente. E poi vabbè, qui ho anche altre cosine di cioccolato, vi faccio vedere. Questo qua è un cioccolato fondente ripieno al pistacchio, sempre di Lind, e questo è il Kit Kat al caramello, buonissimo, però oggi mi concedo un quadratino solo di cioccolato. Qua c'è il porridge, ci ho messo in mezzo questi semini qua che arricchiscono insomma un po' la colazione. Ci sono i semi di zucca, ci sono le bacche di goji, insomma è molto energetico questo mix di semini. E qui come al solito c'è la tisana alla curcuma, anche questa mattina mi prendo questa tisana insomma, perché la curcuma pare che faccia veramente bene anche per il sistema immunitario.
immunitario, quindi ho detto vabbè, prendiamola e poi vi faccio vedere, vabbè, a parte qua gli Happy Hippo, poi ci sono i biscottini Limes, le tortine allo Hacker, insomma sono piena di cioccolata, ma in questa scatola qui ci sono i miei biscotti al burro di arachidi, li sono super buoni, morbidi, profumati di arachidi, ci stanno molto bene con la cioccolata e quindi se li volete rifare trovate la ricetta qua sul canale. E qui ci sono gli altri biscotti che ho fatto sempre io, quelli all'avena, e vabbè, e poi ci sono le banane, ma insomma questa è la colazione di oggi. Eccoci all'ora di pranzo, oggi mangio sia primo che secondo. Come primo ho fatto questo minestrone, come vedete, con i fagioli, il pomodoro, le carote, le zucchine e i fagiolini, insomma un bel minestrone ricco di verdure. E poi per secondo mangio un pezzettino di questo formaggio stranissimo al carbone, che ha un sapore molto forte, vi dico, tinge le mani e anche i denti. E qui ci sono due uova lesse e anche un'insalatina fatta con i cetrioli e il pane, come al solito il mio pane integrale, e stamattina ho deciso di bere un pochetto di prosecco, eccolo qua, un prosecchino, e poi naturalmente l'acqua minerale, e quindi questo è il pranzetto di oggi. Eccoci all'ora di cena. Allora, ho preparato delle tartine con dello sgombro. Questo è uno sgombro che ho comprato in questa confezione ed è uno sgombro che è condito con gli spinaci e anche con delle alghette. Insomma, non è male. E quindi mangio queste tartine, bevo il prosecchino che ho bevuto anche a pranzo e poi ho un peperone ripieno nel piatto, mangio anche il peperone e c'è anche una polpettina di spinaci. E quindi questa è la cenetta e con questa cenetta si conclude il nostro cosa mangio in 3 giorni. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi interessano le mie ricettine potrete trovarle sia sul blog, vi lascio il link nell'info box, ma anche qua sul canale ci sono diverse playlist di ricette. E se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate, io vi saluto e ci vedremo presto al prossimo video. Ciao!